L'infettivologo palermitano Antonio Cascio è stato vittima di aggressioni verbali per aver scritto su Facebook: "Sono favorevole a far pagare a coloro che hanno rifiutato il vaccino tutte le spese relative al loro ricovero ospedaliero nel momento in cui ne avranno bisogno a causa della loro positività". E alcuni hanno reagito così. Un medico che parla di no vax, riferendosi a chi non vuole fare da cavia, letteralmente sputa sul giuramento di Ippocrate. Cascio al momento ha deciso di non rivolgersi alle forze dell'ordine, anche perché alcuni accertamenti sarebbero già stati avviati d'ufficio. Numerosi sono gli attestati di solidarietà giunti al medico. E ascoltiamo in proposito lo stesso infettivologo Antonio Cascio. Sì, nei giorni scorsi ho ricevuto tanti insulti tramite Facebook, LinkedIn, tante telefonate anche da numeri esteri, messaggi WhatsApp, SMS, di persone infastidite dalla mia posizione pro-vax. Io è da un po' di tempo che ho cercato un po' di parlare chiaro un po' a tutti. Io ricopro un ruolo, sono professore ordinario di malattie infettive, quindi studio queste problematiche e ho sentito dentro di me il dovere di parlare chiaro alla popolazione sui benefici della vaccinazione. Purtroppo circolano tante notizie, certe volte addirittura schizofreniche, che hanno impaurito tante persone che ancora non si sono vaccinate. E allora io ho sentito, ripeto, il dovere morale di dire la mia. Poi ammetto di essere stato forse un leggermente provocatorio quando ho detto: ma le persone che non si vogliono vaccinare poi si ammalano, ma le cure per l'ospedalizzazione perché non se le pagano loro? Probabilmente questo è quello che ha dato più fastidio. Io ovviamente non ho nulla contro nessuno, e nemmeno contro le persone che non si vogliono vaccinare, contro i Novax, e non ho nulla nemmeno contro le persone che mi hanno insultato. Sono assolutamente sereno. Mi dispiace se durante le mie, appunto, comunicazioni, post, abbia offeso qualcuno, non l'ho fatto volontariamente, dico. Ma ripeto, il messaggio deve essere chiaro per tutti. Le persone che si vaccinano rischiano, una volta che si infettano, pochissimo, anzi non rischiano quasi nulla. Al contrario, le persone che non sono vaccinate, una volta che incontrano il virus, rischiano pesantemente di finire in ospedale e finire in terapia intensiva.